spalle scorrono le immagini fotografiche della meravigliosa giornata passata con i ragazzi del liceo e con gli insegnanti tutti. A seguito seguirà un filmato che documento dell'intera giornata che dedico a tutti i cittadini di Siano. 5 maggio 2012, per non dimenticare, da un'idea e di un progetto di Carmine Calvanese e del dottore Alfonso Leo, entrambi animati dallo spirito e dall'amore per la terra e per la montagna. Per non dimenticare, cosa non dobbiamo dimenticare? Non dobbiamo dimenticare che la terra va curata, difesa e amata. E questa idea, questo progetto va in questa direzione. È l'anniversario di una grande catastrofe accaduta nella nostra regione Campania. La frana che tutti ricordiamo, di Siano, di Bracigliano e di Fisarno. Ha scosso i nostri sentimenti, il nostro cuore, il nostro essere cittadini, ma poi le catastrofe, quando si allontanano nel tempo, molte volte si allontanano anche dalla nostra mente. Il professore Carmine Calvanese e il vice sindaco di Siano, dottor Alfonso Lei, vogliono che invece la memoria rimanga fissa nella nostra mente e nel nostro cuore, e che questo sia stimolo a noi e soprattutto alle giovani generazioni che ci hanno seguito in questo percorso qui alla casella di Siano, siano di stimolo, siano di sprono, siano testimoni, il passaggio di consegna naturale, che possano intervenire per la difesa della nostra terra, della montagna e della vita dei nostri figli. Quindi ben un plauso sia al professore Calvanese, al comune di Siano che ha patrocinato e sostenuto questa iniziativa, al preside della scuola dello Scimmio di Siano, a tutti quelli che hanno collaborato, hanno reso possibile questa iniziativa, che questo possa essere, come ho già detto, un seme che possa generare germogli rigogliosi e forti che possono essere di sostegno a questa nostra terra, alla nostra montagna, che catastrofe, come ho già detto e preannunciato, di Sarno, Bracigliano e Siano non avvengono mai più. Se conserviamo il nostro amore per la terra, conserviamo la nostra terra. Come salta? No, facciamo una cosa, ma andiamo a concorso. No, vai a vedere, vai a vedere. No, no, sono solita. Rosa! Ragazzi, per cortesia non buttate le bottiglie. No, dritto, sali su a sinistra e poi dritto. Allora, ragazzi, tutti qua. Va bene, andate, continuate. Finalmente ci siamo, ragazzi, coraggio che ci siamo ormai. Allora non posso venire.
Senti, vedi tu, ma che avevo di carta? Invece a coro, distruggi tutto. E quella è la base di Roberto. E non sta? Sotto un tavolo. Dove? Fai una bella fotografia a mandarino, i ragazzi pure da dietro. Al fondo, da dietro qua, un bambino. Che noi rappresentiamo, la WISP, i Tre Castelli, Lega Ambiente, Lega della Montagna, della WISP e gli enti istituzionali come la Regione Campania per quanto riguarda il settore ambiente e foreste della provincia di Salerno, la comunità montana, il corpo forestale, insieme a loro abbiamo fissato questa giornata del 5 maggio, che è anche un giorno che non dobbiamo dimenticare. Noi siamo qui perché siamo amici della montagna e quindi nello stesso momento vogliamo ricordare che la montagna va rispettata. Passo la parola al dottore Leo. Grazie. Effettivamente per situarsi è già tutto, poco tutto, a me resta solo qualcosa da poter poi completare un ragionamento che noi abbiamo intrapreso qualche tempo fa e che oggi siamo riusciti a portare a termine. Io non a caso nel ricordare questo giorno del 5 maggio abbiamo voluto comprarci due momenti diversi, tanto diversi. Perché sono umano, c'è stata la commemorazione delle volte il non rispetto della natura, dell'ambiente, può comportare momenti tragici che tramutare invece momenti di gioia, perché questo momento qua che siamo qui a celebrare oggi con questa inaugurazione e l'adozione del rifugio sta a significare che se c'è rispetto per l'ambiente, se c'è rispetto per la natura, la montagna diventa un appuntamento di gioia e di festa. E noi dobbiamo, il messaggio che io voglio lanciare è proprio questo, che tutti quanti noi, soprattutto voi di generazioni che domani andranno sicuramente poi sarà. No.
Pronti? Ma puoi parlare? Auguri e complimenti a tutti gli organizzatori. Ma l'imbragatura è composta dal cinturone e dai cosciali, è quella che tiene in sicurezza al centro del corpo in caso di caduta. Va bene, devo uscire. Presidente, vedo parti. Allora, ok, allora la prima cosa che lui ora dovrà fare, dovrà appoggiare i piedi e trazionare, aiutarsi un pochettino con le braccia vicino a questi sotto. La prima cosa che si deve fare, movimenti semplici col bacino portato sempre. Questa c'è quella professionale che è poco questo per richiedere a casa, non giusta nella vita. Sociale si fa per questo. E noi domenica, siamo al 10 maggio. Stiamo là 3 giorni. Facciamo la finanza, si vuole dormire la cena. Darvi a fare un brindisi augurale, certo, che questa struttura possa essere il seme per far crescere la, diciamo, la filosofia del bene comune, che è il, nostro, il bene nostro. Quindi le faccio veramente di nuovo i complimenti e lo invito a fare un brindisi, ovviamente. Non so, feel myself fading away, so receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?